Perfetto, siamo live. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Giovanni. Bienvenue en Provence. Merci, merci beaucoup. Tu es en Provence maintenant? Maintenant, oui, je suis en Aix-en-Provence, le cœur de la Provence, le Merveilleux. centre. Oui, à tous les Champs de l'Avent, pas loin. À Valensole, voilà. On Très sent bien. bien le parfum. Ah, il y a coucou, il y a Valérie qui vient. Voilà, bonjour, bonjour tous les Français, bonjour, buongiorno, gli italiani, so che stava anche Laura, bonjour e hello, hi, non sai più. Abbiamo anche Filomena e Roberto Filomena Navarro. all'italiana, la napoletana piuttosto. Esatto, abbiamo. Abbiamo gli italiani, i francesi, ok, benvenuti in Provenza. Ecco, Bene. io. Davide Scarpa, buongiorno Vincenzo e Giovanni. Bonjour, 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 il Madonna, Vincenza, mon français c'est pas très bien. J'ai che parler un peu après Ouais, que. je vais me mettre tout doucement, hein. Mi devo mettere piano piano, non ti Perfetto. preoccupare, chi va Oggi piano siamo va in sano, va secondi. lontano, Va bene. on va bien Ottimo. arriver. Alors, bonjour, bienvenue en Provence, aujourd'hui avec Giovanni, Giovanni va parler plutôt, moi je vais fabriquer. Je tourne un petit peu, comme ça vous voyez tout ce qu'il y a. Ah, très bien. Voilà. Merveilleux. Oui, Vous êtes ok. bienvenus en Provence. Voilà. On va pas fabriquer tout ça, hein, parce Eh que non, stavo pensando on va quello. juste fabriquer ça. Mais Giusto. ça, c'est les moulages. Alors, la Provence, c'est la lavande. Oui. Là, je fais voir aussi les autres moulages, que ça rappelle un petit peu la Provence. Je suis hors de chambre. Le son. Voilà. Le Oui, colore sono adesso. magnifici. Ok. Penso che così si veda. Ecco, Sì, perfetto. i gessetti. Bonjour. Voilà, c'est les gessetti que j'ai. Si vous voyez la différence de couleur, je les peins. Je l'ai coloré avec des pigments. Je vous fais voir comment c'est que j'ai fait. Allez, je fais voir. Regarde, même avec le verre, petit macaron. Voilà. Mais aujourd'hui, on va fabriquer. Alors, ça, c'est la belle collection, hein. C'est magnifique comme collection. Il y a ça, ça, ça. I codici li metterò là dopo. Ottimo, grazie. Voilà. Oppure man mano, ecco, Di sa cosa? se, ecco, questi sono i codici dei muri, li ho lasciati, ho lavorato, Ottimo. ho lasciato i codici, ho utilizzato anche questo di Garden, ecco, Sì. questi sono i muri, Qui. poi le die cut, Qui. il codice qui. Perfetto. Allora, della collezione, difatti, ho utilizzato solo una pagina per fare la cosa. I colori che ho utilizzato sono gli acrilici lavande, lilla, le blanc e lo biscuit, no, il cappuccino. Lavanda, lilla e le blanc. Voilà. Ça, c'est les couleurs que j'ai utilisées pour peindre. Après, j'ai utilisé aussi la vintage paste, voilà, que j'ai dilué avec le white spirit, voilà. Et après, c'est ça qu'on va faire. Je la ouvre. Voilà. On va Wow. essayer de faire ce système-là, parce que Come ça, vicino a te stessa? oui. Perfetto, merci beaucoup. Allora, ho pensato a Pasqua, eh? Può essere un centro ottavo di tavola per Pasqua. Di Ottimo, solito bellissimo. questo, ok, dovrebbe stare così e mettere questo al centro. Magnifico. Tre Voilà. bianco. Ok. Visto che. Il y a beaucoup de commenti. Come si dice commenti? Commentaire. Commentaire, commentaire.
Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Voilà, moi je mets là. Alors, je ferme la boîte pour Oui. avoir la place et je commence. Parfait. Le misure le dirò dopo, le metto sia dentro sul sito, perché non è che ci sono tante misure, sono poche. Ci vuole una pagina, lo possiamo fare anche con le papier de riz, volendo, e lo stone paper, solamente che ci sono alcuni che le hanno già compilate, cioè già fatte le boîte explosion. Là, on va la fabbriquer. Allora, est-ce que sto bene nel campo? Je suis bien dans le. Giovanni, sono nel campo? O sono Sì, fuori? cioè Ok. il lavoro nel campo, sì. Ok, sono nel campo. Allora, su un foglio di 30x30, che di solito è 2 spus, 12 pollici, se lo facciamo in pollici è 4 pollici e dobbiamo fare 4, 8, In girare 4, pollici, 8. Se ok. lo facciamo in centimetri, bisogna fare 10,2, 10,2 a 20,4. Questo perché il foglio è in pollici. Allora, Ok. se è giusto a piegare, je commence. Allora, date. Je me mets un petit peu plus là. Sì. Voilà, 4 et 8. Allora, è vero che con i pollici, visto che la pagina è in pollici, vi conviene comunque sempre meglio lavorare in pollici, così almeno non avete gli scarti. Se invece iniziate a lavorare con i centimetri, voi avete gli scarti. Adesso lo dico in francese. Pour ceux qui travaillent, même en centimètres, c'est mieux travailler quand c'est la page en pouce. Comme ça, vous aurez moins de chutes. Che avec les centimètres, on a toujours des chutes. Alors, là maintenant qu'on a fait les traits, il faut couper. Alors, je me mets à 8 et je vais juste à les pliures. Si vous n'êtes pas sûr de faire des bêtises, vous allez tout doucement. Comme ça, c'est sûr que vous n'aurez pas à découper mal. Je me mets Ok. à 8. Io mi metto sempre a 8 pollici. Taglio, arrivo a 10,4, pardon, a 2, 2, 2, 2. E dopo li apro, arrivo sotto e arrivo al stesso, dove stanno già che ho piegato, e alle marcazioni. Giro, così almeno non utilizzo le forbici, ma si può tagliare con le forbici. Je coupe avec le massicot, mais on peut couper aussi avec les ciseaux, hein. Il n'y a pas de problème. C'est juste comme ça, moi, je suis sûre que j'aurai la même découpe. Voilà. Voilà. Fantastico. Come vedete, le parti che restano non bisogna buttarle. Se Ah, vuoi, tieni tutto. no, le tengo. Ok, le. Ok. Sorry, I just need to remind everybody that today is the last day to vote for the contest. So please, Ah, if you vote insomma. yet, go vote for your favorite project for the art contest. Ok. Pardon. Non, c'est pas grave. C'est vrai. Moi, j'ai voté pour tout le monde. Ils sont tous Ah oui? jolis. Et Ok. ho preso tous des copines. Voilà. Allora, questa è la scatola. Quando noi facciamo i pieghi, le piegature, la piegatura deve andare all'esteriore per avere una piega perfetta. A chaque fois qu'on plie, les pliures, ils vont y aller à l'extérieur. Comme Ok. Ok. ça, on a le pliage parfait. Voilà. Ok. Adesso queste, che saranno per fare le chevalet. Dobbiamo fare il chevalet. Allora, prendo il resto, cioè il carré che le resta. Je plie a 1 cm
Et après, je tourne, je plie à 5. Ah non, plutôt à 6, ouais. On va faire assez plutôt. À 6. À 1. Piegare a 1 e a 6. Tutti e 4. 1, 2. Ok. A 1. A 6. L'ultimo. A 1. A uno e poi a sei. A 6. Ok. Questi verranno piegati e poi messi in questa maniera per fare il cavalletto, si chiama le chevalet. Aspetta, se lo puoi fare un po' più dentro la... Ok, Ottimo, questo grazie. andrà così Sì. incollato qui per Qui. fare il cavalletto, si chiama le chevalet. Cavalletto. Ok, Ottimo. stanno tutti e quattro piegati, dopo li colliamo. Adesso faccio la parte di sopra così tolgo il massicco. Allora, per fare la scatola, la parte, cioè il coperchio, abbiamo bisogno di un quadrato di 17 centimetri su 17 centimetri. Allora, a volte, quando noi abbiamo il quadrato che riusciamo a fare la scatola, non riusciamo più a finirla a mettere dentro. È normale perché se teniamo conto della parte di sotto, va a Sì. finire che dobbiamo. Allora, noi dobbiamo sempre prendere la parte che sta del quadrato di sotto con Sì. 2 mm da una parte e 2 mm dall'altra. Praticamente così è sicuro che si va a imbuattare. Aspetta, lo dico in francese. Allora, pour emboîter la boîte, parce que des fois, on arrive toujours que le couvercle, il n'arrive pas à rentrer. Il faut justement laisser 2 mm d'un côté et 2 mm de l'autre. Alors, par exemple, moi, j'avais fait une rabat de 3,5. Et vu que j'ai enlevé, c'est 3,3. Alors, va da 3,3. Sì. Allora, è il negativo, che è giustamente là, ok, e piego, poi 3,3, piego, 3,3, piego, e tutti e quattro i lati, 3,3, e piego. Ecco, questo abbiamo finito con il massicco. Non abbiamo più. Allora, per tagliare bene una scatola e per avere la finitura perfetta, una volta che abbiamo marcato, on a marqué le côtés, une fois qu'on a bien marqué les quatre côtés, on se met da un côté et on coupe toujours le côté che on a vers nous. Si on est droitier, on coupe sul lato droit. Si on est gaucher, on va sur la de gauche. Et en tournant le papier, il faut toujours aller à droite si on est droitier, toujours aller à gauche si on est gaucher. Non so se mi sono Sì, Giovanni capito. Allora, vedi, quando io taglio, per chi deve fare la scatola, per avere sempre la stessa angola perfetto, se io sono di cioè non sono sì, mancino, taglio a destra, devo sempre tagliare verso di me a destra e poi dopo la parte esterna devo bisouter, in francese si dice bisouter, devo togliere gli angoli. ah, questo Così io qui però. avrò l'angolo della piegatura che viene bene. Se io una volta lo faccio a destra, una volta a sinistra, non viene mai bene. Allora, vedete, sono sempre a destra. Perché io sono cioè non sono mancina. Per i mancini bisogna fare a sinistra, è più facile. Ce E poi l'hai ti letto? chiedo se metterai tutto su Stampers Worldwide. Sì, come al solito. Cioè E si poi fa. ti dico di put in step worldwide, all the measurements and the suggestions. Ok, ottimo. Non sono tante cose da piegare, solo
come avete visto, due piegature. Voilà. Ok. Dopo è da mettere solo la colla, i lati qui e qui. Allora, visto che devo prendere la colla, dopo io utilizzo la colla, la colla gel, Ok. perché è trasparente e non si vede, ad esempio, e non macchia. Ok? Allora. Ok. Allora. Vi faccio vedere come verrà messo questo. Metto. Ok. La colla. Vado. Ok. Giusto un po'. Preferisco un po' metterla. E vado a metterla. Non so se sia. Aspetta, forse è meglio mettere una cosa viola sotto. Nell'interno dello primo della piegatura. Je mets juste le premier trait et le premier. Voilà. Regardez, je sais pas si se voit. Là. Perfetto, bene. Voilà. Trovo, cioè questo devo fare sugli quattro. Voilà. Ok. Giro. Bene, quindi hai già fatto il corpo iniziale, diciamo, il centrale. La parte centrale, perché giustamente dopo, per far vedere, perché la parte che ho fatto, visto che non ho messo le die cut per finire. Voilà, ciò che là, mi metto sempre sulla piega, all'interno, cioè no, all'esterno, all'esterno della piega, ecco, faccio Ok. l'ultimo. Diciamo che poi dopo, ecco, una volta che avremo fatto questo, dobbiamo iniziare a già decorare. Ok, quindi adesso fai solo la parte bianca, diciamo. Sì, solo la parte bianca e poi dopo, adesso, perché bisogna mettere un peso così è sicuro che adesso incollo la parte. Una volta che si è. Allora, così vado più veloce. Guarda, sono veramente belli questi colori. E come si dice l'oro? L'odore. Dove? Se terminiamo avec la lavande. Sì. Guarda, il mio francese è scomparso, veramente. Pensavo di ricordarmelo di più. Sai che sono gli anni che non torno. Il francese se non lo, come si dice, se non lo mastichi, non viene. Infatti, E devo non andare. è facile, è facile. A volte si pensa che. Questa è la scatola, il coperchio. Allora, adesso dovremo decorare la parte di sopra e di sotto, ok, Ok. da prendere e l'esterno. Perfetto. Quindi, nulla. Allora, giustamente ho utilizzato una sola pagina, penso, sì, ed è. Ecco qua, che si presta già ai tutti gli altri. E come ne sono nove, a me servono otto.
8 o anche un po' di più. Ah, no, è vero, poi dopo possiamo utilizzare. Allora, sapendo che la pagina, cioè le dimensioni sono 10 centimetri, 4 su 10 centimetri, 4, bisogna togliere sempre un 0,5. Quindi io devo andare a tagliare già, perché questo giustamente, come è sempre a 4, perché è in pollici, e poi dopo magari rivegni per avere il taglio perfetto. Taglio a 4, pollici, je coupe a 4 pouces, e après, je reviens a couper à nouveau sur le plus petit. Parce que c'est comme ça, on n'a pas de chute. Et Sì. là. Tolgo giusto qualche millimetro da una parte all'altra. Così. A me piace il viola, ma poi dopo. Allora, l'unica cosa che faccio è sui bordi. Voilà. Fare così e poi dopo bisogna incollare. Allora, ripasso a tagliare tutti. Ok. Sono giusto qualche millimetro a togliere intorno, Ok. per togliere giusto, per utilizzare il bordino viola, così almeno non dobbiamo, matte, come si dice in italiano, fare il bordino. Guarda, io purtroppo dall'italiano posso aiutarti, ma dal francese all'italiano. Allora, in francese si dice matte, je sais que en effet, même in inglese significa matte. In italiano non lo so. Ah, Opacizzare. so che forse il bordino. Allora, Ok. utilizziamo il viola per il bordino. Va bene. Diciamo così. Anch'io a volte ho dimenticato l'italiano. Allora, opa. Questo devo mettere. Ok. Allora, ancora un pochettino. Ok. Ok, una volta che abbiamo tagliato tutto qua, dovevo forse farlo prima. Abbiamo gli scarti. Sì. Ecco qui. No, ancora. Allora, per les autres, le matage, ça va vite. Ok. Allora, poi dopo queste etichette qui sono bellissime tutte, quindi è difficile fare una scelta. E a Ok. volte sia da una parte che dall'altra non sai quale si devono utilizzare. Per questo io beh, le utilizzo tutte, così non avrò nessun problema. Così Bene, sarebbe meglio fare la scelta, diciamo. Ok. anche gli altri, non so se ad esempio hanno lo stesso, perché a volte quando è bella la carta non sai come, cioè quel lato devi preferire. Io mi dico no, a volte avrò sbagliato, dovevo mettere l'altro lato, e no, è forse così. Fino a quando mi decido, poi è troppo tardi, perché a volte mettiamo quello che ci piace e dopo 2 minuti, mannaggia, dovevo metterla troppo là. Per Guarda, questo bisogna averne parecchie carte. Così da una parte utilizziamo, una volta utilizziamo da una parte, un'altra volta iniziamo dall'altra. E non abbiamo nessun problema. Questi scarti. scusa, ma no, a posto, benissimo, perfetto, sta venendo molto bene. Allora.
qui. Sì. Questo di solito lo si può fare, come ad esempio si può anche non farlo, dipende dalle persone. Io preferisco, a volte soprattutto si può fare così quando abbiamo le lame della taglierina che non taglia più bene, che bisogna cambiare. Allora, anche se ci sono quelli che fanno a posto. Ecco qui. Allora. Accelero la cadenza. Fai bene, aggiunge tutto un altro effetto questo lavoro che stai facendo. Sì, così almeno il fondo. Allora, lo metto in questa maniera e bisogna tener conto che sarà visto al contrario. Allora, perché adesso bisogna scegliere. Questa è la scelta durissima. Mettere da una Ok. parte, mettere da una parte e dall'altra. Cosa preferisci, backgrounds o le immagini di solito? Allora, vedi, ad esempio, all'interno qui ho messo la parte esterna e all'interno ho messo la parte interna. Così Ok. adesso non ci sono nessun problema. Faccio da una parte Capito. all'altra. Allora, poi dopo bisogna vedere, ad esempio, se ci piace più il cestino oppure abbiamo. Ad esempio, se scriviamo già la lavandaire, io questo ad esempio non l'ho utilizzato perché ho fatto la parte di sopra. Sono tutti belli. Sì. Ad esempio, non lo so. Basta, dobbiamo fare così. Sono i cestino, cestino, cestino. Ok, questo li mettiamo all'interno. Ok, allora la colla. Io metto sui bordi. Visto come dico a volte. Non vale la pena mettere tanta colla perché poi dopo fa le ondola, Ok. si gonfia e visto che come non c'è il mistrale sulle carte, Sì. il vento, ecco, non vale la pena. Allora, così vedi, ci troviamo bene e vediamo se il bordo è perfetto da tutte le parti. Benissimo. Ok, sono troppo belli anche da dietro, mamma mia. Ok, questo così. Mi dispiace, anzi, dove la colla deve prendere. Allora, nel momento in cui. Ok. Mi sa tanto che non c'è nessuno che vada ad aprire. Ok, no, io mi male. Io, ma molto più tardi. Ok, no, è andato. Ok. Questo è l'esterno. Ok. E adesso andiamo all'interno. Allora, l'interno, bisogna fare attenzione. Perché questo si deve aprire e deve rimanere così. Guarda. Sì. E qui dovrei mettere altre cose. Quindi la colla la vado a Ok, mettere solo qui. ottimo. E incollo. Così almeno so che dove devo andare. Devo fare però attenzione a che la cosa dietro, nel momento in cui, ecco, devo scendere ancora un po', non mi deve dare fastidio. Lì. Perché Ok. deve fare così. Ok. Vado qui. Mi metto. Ok. E Sì. Perfetto. giro. Volevo tutte utilizzarle, ma non so da quale parte. Da quale parte devo mettere? Così o così? Cosa decidi? Così, ok. Sai perché? Perché Perché? all'interno, quando lo apro, si vede. Ah, ok, Capito? quindi Quando alla fine non ne quindi perdi per nessuno. la persona che sta di fronte, vedi? Eh? Capito? Si vede. Ok, questo è. Grazie.
Questo è carino pure. Sì. Ok. Qui. Allora, questa è una scatola, un box un po' differente, perché di solito la più parte sono tutte chiuse che si aprono. Questo c'è Sì. un qualcosina in più. Ok, questo va fatto. Adesso diciamo che si può lasciare così se si vuole, o altrimenti decorare completamente come ho fatto io qui. Ok. Ad esempio, che ho decorato intorno. Allora, aspettate, faccio vedere. Qui, qui, qui e qui. Ok. Lo faccio altrettanto. Adesso il massimo posizione. Ok. E quindi è la pagina. Lo faccio uguale. Dove vedi? Utilizzo questo. Così. Saremo uguali. Ok, quindi 5. Faccio. Sì. 5, 3 e mezzo. Ok, una banda da 5 e mezzo su 9 e mezzo. Insistono proprio alla porta. Ok, questo è qui. Ok, una grande che mi serve per fare il centro. 9, Sì. 10. Ok, va qui. E gli altri, questa è la stessa misura, devo fare a 4 e mezzo. Uno, due, penso che basta. Ok. Ah no, si preoccupa. Continuo. Se qualcuno. Questo va sotto. Il fondo. Ok. Le dimensioni sono sempre uguali, come la parte davanti. Ok. Ok, benissimo. Rimangono nei stesse tonalità. 1, 2, 3. Poi abbiamo un annuncio da fare, quindi non posso lasciarti andare Vai, finché vai, non ricordo. vai, vai, puoi fare l'annuncio, io sto tagliando, cioè collando, poi metterò. Allora, lo faccio prima in italiano, poi in francese e poi in inglese, perché è più per gli francesi. Allora, abbiamo 5 biglietti per versione scrap che daremo via, ok? Però ti chiederemo di pubblicare e di aiutarci a scegliere le persone, va bene? Quindi, tutti quanti, per favore, se possono, scriverci dicendo voglio andare verso un scap nei commenti. Fra queste persone sceglieremo 5 che riceveranno i biglietti, va bene? Version scrap. Sì, Sì, è quella, no? È verso un scap, se non sbaglio. version scrap. Ottimo. Lo puoi dire tu in francese, che adesso mi vergogno Sì. di dirlo. Allora, Grazie. lo dico. Pour tous ceux qui sont en écoute, si vous mettez version scrap, il y a 5 tickets à choisir maintenant. Il faut juste marquer version scrap. Et eux, ils choisissent les 5 personnes qui ont la chance de gagner à version scrap. Et si vous venez le 2 avril, je serai là, moi. Perfetto. Grazie mille. E I can say it in English too, but I don't think our English speakers are going to go to version scrap. But we are giving out 5 tickets for a big salon, a big fair in Paris. And if you want to be picked to go, just write version scrap in the comments, and we will choose five of the group to go. Okay, perfect.
Perfetto, merci beaucoup. Ok, adesso, visto che se vogliamo, non è, possiamo anche utilizzare la stessa pagina per fare all'interno, per Ok. decorare ancora meglio. Faccio 9 e mezzo, ok, 9 e mezzo, 9 e mezzo. Ok. Due, Sì. voilà. Così almeno ho fatto l'ho decorato uguale e adesso prenderò dei die cut. All'interno si riesce a vedere oppure no? Ok. Si vede se puoi solo lavorare un po' più vicino a te stessa perché sotto ci sono i commenti. Ok, Perfetto, grazie mille. Non voglio no, disturbarti. no, 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 Chiedere solo Bessie Scrap, che è il nome della fiera, sì. e Guarda, io non sono mai andata, ho visto tante di fiere qui vicino, sono stata a Montpellier, a Marsiglia, ma quella di Parigi no. guarda, è Quindi, bellissima, è sì, veramente so che è bellissima. bellissimo, so che legge. Allora, è vero che l'ultima volta che si è fatto è stato 2 anni fa, no, 3 anni fa. Prima del Covid, certo. 2019, 2020 non si era fatta, mi sa, perché dovevo andarci e non si è potuta fare. Capito. Guarda. C'è qualcuno che sta alla porta e vedo che mio marito non fa come si dice, il maggiordomo. E voilà, mia figlia che rientra da scuola. E mi sa che è È l'ultimo. proprio il momento Ok. di premenizza, succede tutto in casa. Ok. Poi dopo passiamo alla decorazione e mi posso sedere. Ok. Allora, la scatola è quasi finita, perché adesso dovrei decorare la parte di sopra. Questo andrà così e Sì. dovremo fare la parte all'interno. Le die cut stanno qui. Ok, ottimo. Adesso ci servirà per bloccare. Aspetta, faccio vedere. Quindi per bloccare io metto qualcosina così e Sì. questo si blocca. Visto? Non devo incollare però, eh. Non so. Incollo direttamente, non metto la mousse to adhesive perché sennò deve fare ancora più di spesso. Mettiamo così. Filomena, un giorno verrò organizzata anche in Italia. Adesso purtroppo ci sono pochi eventi in giro, ma un giorno lo faremo anche in Italia, sicuramente. L'Italia sta un po' in ritardo. Soprattutto dopo sta. Quando arriverà che si potranno iniziare ad uscire meglio le persone? Sì. Ok. Mar Martinez, lo vamos a compartir esta semana. Tengo que hablar con Omar para saber claramente cuándo va a ser, ¿ok? Pero Allora. tú mira nuestras redes sociales, seguro lo va a saber. Voilà. Sì, questo. Che bellezza! Ma Vincenza, tu fai sempre dei lavori meravigliosi, è Ah, incredibile. grazie. Hai d'oro, guarda. Io spero di essere, cioè, molto semplice perché giustamente avendo solo un'ora. Quindi mi sono anticipata. Di solito dovrei per fare la parte questa qui. Adesso passiamo a fare questo qui, che dovremo mettere così. Ecco. E poi questo.
possono mettere le uova di Natale, di Pasqua di Natale. Allora, bisogna due cerchi che vengono, sono uguali, e fare una, allora, è una banda di 3 centimetri, che poi dopo va piegata a 1 centimetro e a 2 centimetri, e poi va quante, allora, tagliata a così, non so come si dice in italiano, quante, non lo so. Dettagliata? No. No, in obliquola, no, boh, non lo Ok, so. lingua. Aiutatemi, Laura, che è in linea. Allora, Diteci. prima di incollare questo, io devo Sì. Ok. fare la parte ovale. Allora, sono delle bande di 1 centimetro, ok? Che devo giustamente rompere, come si dice, le fibre della carta. Sì, Allora, questo è perfetto. molto importante perché se no non ho la souplesse, non ho la parte, come si dice, soffice. Ok. Dopo che ho gessato le fibre, il Sì. papier, bisogna piegare a 2 centimetri o anche di meno, a volte è giusto per tenere la parte che va sotto, che devo mettere, incollare qui. Ok, benissimo. Rimango sempre negli stessi colori io, Fai perché benissimo, guarda. Sì. la Questo, il lavanda, il lilac e l'oro. sì, l'oro è solo, cioè per il momento è solo qui, perché a volte non volevo neanche mettere, quindi l'altro 2 centimetri. L'oro è vero che bisogna mettere l'oro, vedi, brillante. E se Sì. facciamo con la cera diventa un pochettino. Allora, a volte bisogna mettere piuttosto sai, la carta di foil. Certo, sì. Allora, visto che questo deve andare dall'altro opposto, e dobbiamo pensare che sia una croce. Questo lo devo mettere, l'altra banda la devo mettere vicino, altrimenti non possiamo utilizzare per fare la parte. Ok, tenendo conto che siano i quattro lati cartesiani. Ok, nel frattempo che questo si prenda, allora adesso dobbiamo. Dobbiamo fabbricare la piccola tassettina. Voi conoscete bene. Allora, facciamo qui. I bastoni. Allora, bello, sì, ok. E lo spiedino. Allora, Ok. con lo spiedino ho tagliato a 3 centimetri e mi sono fatta 4. Ecco, sono qui. 1, 2, 3 e 4. I laterali sono di 5 centimetri di larghezza. Ne ho 4 tagliati su qua. E poi il laterale sono 4 di 3 centimetri. Ok. Ottimo, E ok. la base è giusto 3 centimetri su 5 di un cartoncino. Una volta che ci vuole la colla, giustamente a caldo, metto la colla, i bastoni, ecco, così. Allora, così, E il quindi, bastoncino dove l'hai preso? com'è? Il bastoncino da dove viene? È quello dei Questo qui, lo gelati? spiedino, questi sono quelli dei gelati, basta Sembra. mangiare i gelati, e Esatto. questo è lo spiedino, che io Capito. giustamente, poi ho messo giusto un po' di colla, qua, lo metto, che si tiene ai laterali, lo
Questo è perché mi serve per incollare la parte di sopra qui, ma è molto meglio fare così. Io ho passato comunque un po' di carta da vetro, ci passi un petit peu de papier de verre sous les bords, comme ça au moins c'est sûr, per non far avere, sai, la piccola parte che è ruvida e che dà fastidio. Allora, questo si può fare anche con cioè la colla mix media, perché giustamente è anche, come si chiama? O anche come si chiama l'altra? La heavy body gel. Everybody jump, ok. Si può fare. Io per problemi di tempo, devo accelerare, perché giustamente. Ecco, quindi quelli da 3 cm vanno qui. Giusto un pochettino di colla laterale all'interno. Ok, fare attenzione che la colla è calda. Ecco. Sì. Si vede la piccola. Mettere il laterale. Ottimo. Ok. Metto c'est des petits bâtons de glace là. Gli ultimi vanno qui. Ok. Si sente il bambino che urla da fuori? No, Anche tu hai bambini. non sono miei. Non so cosa stia succedendo, ma sì. Ecco qui, è l'ultimo. Ok, e l'ultimo qui. Aspetta, devo prendere l'altro. È finito. Ok. E vola. Ecco qui. La cassettina. Ok, questo è finito. Allora, una volta che si asciuga, cioè si colla, io ho solo preso questa adesso. La vintage pasta. Allora, aspetta, devo prendere un pochettino di cartone, un pennello e le langette. Senza portare. Una langetta, il pennello, è diluito con, come si chiama quell'acqua? The white spirit, come si dice in francese, in Ah, italiano? il White Spirit? Non lo conosco. L'acqua aragia, Ah, ok, in la italiano. quadra, perfetto. È così che si dice in italiano? L'ho già sentita, sì. Eh sì, Però la white quadra spirit. è quasi acido, No, è la parte del, come si chiama? Per pulire i pennelli di solito, quello che si chiama il white spirit. ok. In francese, no, in inglese, white spirit, no? È così. Ecco, dopo Capito. una volta tolgo il surplus e mi dà già un effetto un po' vecchiotto. Ecco qui. Questo qui. E dopo bisogna mettere all'interno la lavanda e la mousse. La mousse. Ok, questo lo mettiamo un po' che si deve asciugare. Adesso faccio vedere. Quindi metto a posto le cose. Stiamo nei tempi. Sto facendo. Dopo magari
Sì, un po' più di tempo, decoro ancora di più la parte. Ok, quindi una Ok. volta che la casettina, come si dice? La cagette in francese, non so in italiano, la casettina si asciuga. Devo continuare a incollare questo qui. Allora, questo qua e questo qua. Ok, adesso la colla. Bisogna fare attenzione a mettere i due lati. Ok. Prima di fissare completamente la parte del. Ecco qui, la parte di sopra. Altrimenti. Ok. Mi dispiace tutto della precisione delle cose. Cioè, cosa ti dispiace? No, perché bisogna aspettare che si asciuga, perché. Ok, questo al centro, Ok. aspettando che l'ho già preso. Ok, adesso, una volta che si è crantato, penso che si dice così in italiano, non lo so, metto la colla sulla parte, di solito si può fare anche con il nastrino doppio double face. Ok, ta, ta, ta. Metto un pochettino steso così va dappertutto. E si incolla direttamente sopra. Bisogna fare attenzione a schiacciare non troppo perché sennò si affessa e di far entrare tutti gli angoli dentro. Ok. Ok, questo mettiamo così, adesso si riprende e al centro, ecco questo. Bisogna aspettare. Sì. La vela, ad esempio, non si può utilizzare le pence. Per questo bisogna aspettare che si incolla. Ok. Ok. Faccio aspettare che si prende e inizio adesso a decorare. Allora, ecco qui. Le moules che j'ai fait, che sono avec le plâtre, la poudre céramique, j'ai mélangé avec les pigments et en façon de comme on met alors le rose et le bleu ça donne le violet seulement que ça donne un violet très léger. Attendez, je trouve le violet. Voilà, ça c'est le violet. Regardez, c'est un petit peu ça. C'est le bleu, Oui. c'est le rose violet que j'ai mélangé. Alors, si on le mélange avec l'eau et la poudre, ça donne déjà la poudre céramique colorée. Par contre, Ah, avec les pigments, on peut utiliser aussi avec la grey, la soft grey, on peut la oui. colorer aussi, et ça donne aussi. Alors, attendez, je fais voir, parce que j'ai fait Pardon, n'avez pas compris comment tu as fait la base. la base. Ah, Oui. j'ai juste découpé deux ronds, Oui. deux cercles. Après, j'ai pris juste une longue bande de 3 cm sur la largeur de l'A4 OK. et sur 29,7. Et après, j'ai plié à 1 cm et à 2 cm. Une fois que j'ai les deux côtés, j'ai fait une espèce, vous voyez, je fais voir, faccio vedere. Je fais tout de suite hein. La banda di 3 cm, Ok. okay.
disturbo, No, ok. Questa è la bande de 3 cm. Après, j'ai plié à 1 cm. Et à 3 cm, à 2 cm. Regardez. Comme ça. Là, ça va pas être. Voilà. Comme ça. Une fois que j'ai plié d'un côté à l'autre, j'ai pris les ciseaux et j'ai cranté. Ça, c'est le crantage sur toute la largeur qui se fait. Attendez, je prends mes autres ciseaux. Voilà. Una volta che ho fatto i, voilà, les due lati. Ok, questo per far vedere. Una volta che sta piegato da una parte all'altra, sì. Si prende la, sempre si fa rompere le fibre, e una volta che sta, voilà, come sa, si mette la parte il cerchio e si va intorno. Tac, tac, tac. Voyez? Gli viene così, collé sulla bande del cercle. Oui. Voilà. Et ça fait, c'est-à-dire le cercle complet. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est la partie de haut qui donne à ça. À ça. Voilà. Et puis, dopo abbiamo messo l'altro cerchio sopra. Quindi sono due cerchi. Una banda di 3 cm piegata a 1 cm e a 2 cm fatta in tutta la lunghezza della pagina A4, cercata di, cioè, facendo un cerchio, questa verrà tutta, come si dice, crantè, mi sa che si dice crantare in italiano, ok? E una volta che è crantata si mette la colla da una parte e si prende il primo cerchio e si attacca, si fa prendere bene e poi l'ultimo a mettere sopra, e quindi abbiamo un, come si dice, un piedistallo. È così, si può chiamare un piedistallo. Okay. All'interno. Quindi una volta che è preso, sì, dopo metterò il ruban così farà la gabbietta. Oppure la parte del uomo, la gabbietta, la petite cage, la cagette. No, no. Sì. Allora, una volta che abbiamo dipinto la poudre céramique, o se no lasciarla bianca, quella la devo colorare, devo colorare questo. Quindi utilizziamo i colori. Allora, aspetta che questo un po' di carta. Ecco i colori che ho utilizzato, quindi lavanda e lavanda chiara. Allora, prendo giusto il pennello. Allora, a volte quando abbiamo solo una cosa da colorare, anziché mettere la tavolozza, siccome io sono, come si dice un po' in francese, un po' feignante. Cosa vuol dire? Significa che non voglio sporcare, non voglio pulire. Allora, sfarigata, si prende giusto del bouchon, voyez? Anziché spendere dappertutto, è picchietto. Ossia, almeno sono sicura che non devo sporcare la tavolozza, andare a prendere l'acqua. Ok. Perché all'interno c'è un po' di colore. Quando mi serve di più, vado a prendere di più. Ok, quindi una volta il picchietto, così almeno, visto che allora la lavanda, è vero che ci sono due tonalità, cioè la tonalità viola e la tonalità che si dice blu lavande, in francese c'è il blu lavande, per questo è piuttosto blu lavande, che, allora, là pure, vedi? Sarebbe un blu? Un blu viola. Ah, ma
Di solito è veramente si chiama Blue Lagoon. Non, ad esempio, dove ci sono le qui nella Provence, se tu vai a vedere, ci sono, come si dice, le persiane che Sì. hanno questo tipo di colore e non possono avere un altro tipo di colore, che difatti si chiama Blue Lavande. Ma che C'è bello. una regola di tutti, diciamo, i proprietari delle case che hanno i colori della Provence. Quindi devono mettere questo Blue Lavande oppure o verde o marrone. E non si può scegliere un altro colore. Ad esempio, nessuno può mettere più l'altro colore. Se si abitano nei paesi della Provence, le case devono essere tutte, hanno avere le persiane tutte le stesse colori, massimo tre colori, non di più. E anche il colore delle case sono tipo le ocre du Roussillon, per chi è andato già. Ecco. Ok. Quindi. Questo qui, adesso fassi asciugare perché devo mettere l'acqua color. Ok, questo qui, chiudo. E visto, era giusto un po'. Allora, non valeva la pena andare a prendere la mozza. Questo. E dopo, una volta che si fa asciugare. Ok, adesso devo andare giusto a prendere, perché questo è qui, la raffia sta qui, la raffia si mette, l'ho messa qui, allora, faccio prima perché vedo la dimensione che devo tagliare, ok. Questo qui. Che bella questa cosa delle case che possono avere solo dei colori. Sì, Rende molto più bello fa lavorare. parte, sì, perché in Francia, a differenza dell'Italia, c'è una norma sulla bellezza. Difatti, se tu entri nei paesi francesi, ogni paese ha, c'è la targa della città e i fiori sotto. In base ai fiori si dice se la città è fiorita oppure no, se le persone ci tengono all'esterno, quindi se hanno parecchi fiori, massimo a tre fiori, se invece è poco decorata, quindi stanno massi due o uno. E questo, diciamo, è una valutazione per vedere se, come si dice, se la città è coordinata nella bellezza esteriore, perché di solito la maggior parte qui nella Provence, tranne nelle grandi città, le case sono tutte case con villetta, sono tutte ville. Certo. Soprattutto se vai nella campagna trovi tutte come si chiama, le case con le ville. Allora, là adesso mi serve la mousse, che non ho visto più dove sta. L'ho presa prima. Vado subito a prendere la mousse. Prendo subito. Si prende la mousse del c'è un coltello. Ok. Qua vedo che mia figlia si è divertita a tagliarlo, a mettere le dita dentro. Allora, questo mi serve, per esempio, che una cerca di porta. Serve per mettere la mousse all'interno e utilizzare per fare, io utilizzo questo qui che è già tagliato.
la lavanda seccata. Da noi, ad Bellissimo. esempio, ogni persona del sud compra il mazzettino della lavanda ogni anno per metterla dentro la cicala, porta, come si dice, porta bonheur, porta fortuna. Noi abbiamo una cicala all'esterno delle case che si Sì. mette. E questa cicala si deve mettere fuori con un mazzettino della lavanda fresca ogni anno, Capito. che significa portare come buon augurio. Bellissimo. Scusami, Catherine Castiglio chiede la grammatura della carta, che mi sembra Allora, sia 210. è 210. Io utilizzo 210 o da 180 a 210. Se è do La carta proprio. sta 180 hasta 200 DS. Ecco Ottimo. qui. Grazie, scusami per l'interruzione. Ok, adesso finisco di mettere l'altra. Ho distrutto una cosa per non utilizzare questa qui. Allora, poi dopo giustamente si mette sempre il grano. Perché giustamente è sempre cosa di porta fortuna, Sì. grano e lavanda. Ah, ok. Bonheur si dice in francese, non lo so in italiano, penso che si dice porte bonheur, no, porta fortuna. Ok, quindi questo qui, nel frattempo ho visto che se ne è venuto un pezzettino. La colla, ok, incolloni di nuovo così almeno. Se ne è saltata. Ok. Cosa? Le è saltata la colla, il tubicino della colla è saltato. Oh. Okay. Visto, salta. Devo schiacciare di più. Ok, adesso la posso. Ok. Ho preso questo tipo di colla, cioè per non mi schiacciare per non bruciarmi le mani, altrimenti. Una buona scelta. Ok, quindi questo va qui, no, se ne viene l'altro. Ok, devo controllare di più. Non so perché non vuole incollarsi la colla. Adesso. Resistenza. Lo stress. Quindi questa è la cassettina. Adesso bisogna mettere anche Sì. il bonheur. Allora. Questo. Poi giustamente ognuno la può decorare come vuole. Io adesso la faccio in maniera semplice. Sì. Questa qui, e poi giustamente anche. La cosa, lo sai a cosa serve anche la lavanda? Perché giustamente, non so se tu sapevi, in Italia mettiamo, come si chiama, l'olio dappertutto. Una persona si fa male, ha una goccia d'olio. Fai la quindi invece utilizzano dappertutto la lavanda. Qualsiasi cosa, uno si fa male, ha una puntura di come si chiama, di zanzara. Si mette l'olio di lavanda. Cioè si fa male, non riesce a dormire. L'olio di lavanda. Dappertutto, cioè praticamente la Ok. mettiamo Qualche anche lavanda. A mangiare dappertutto, nei gelati, cioè noi la mettiamo dappertutto, è come il prezzemolo. Ecco, quindi allora io inizio a fissare questo qui. Questo.
Sono fuori, non so. E avevo un mucchio. Sto facendo la decorazione della pacchetta. Bello. Ok. Magari questo da sopra, perché non è la Allora, non so se si vede. Spero di sì. Ecco qui, Sì, molto bello. questo va al centro. Si sente Allora, profumo Giovanna. si Come? sente, io la sento parecchio. Allora, Bene. in questa maniera le bande devono essere soffici perché in base alla parte di sopra, capito, bisogna schiacciare e quindi se è molto rigido, dopo Sì. rischiamo di non avere più lo spazio per chiudere. Ok, allora adesso definisco la parte. Questo Ok. così, mi metto un pezzo, questo qui. Stanno tutti dicendo che è meraviglioso, complimenti. Ah, grazie. Spero che sia riuscito. Di solito non faccio mai uguale. Non mi ripeto mai 2 volte, beh, questa volta mi sa tanto che non sono molto distante, molto lontana. Ok, Chiedo, come si dice, Soge, credo sia salvia. Credo allora. si Ah, dice la in qualche. soce, sì, la salvia. Sì, la salvia. La salvia però è piuttosto della garriga. Allora, cosa è della garriga? Perché giustamente io ho abitato anche dalla parte dove ci sono le Herbes de Provence. Di solito conosciute per fare il barbecue. Allora, le Herbes de Provence sono in la maggior parte è vero che sono dalla parte, diciamo, di qui, la Provence, il timo, perché sono solo, c'è cioè il timo, la rosmarino e la sarriette si chiama, o la salvia che si assomiglia. Queste sono le 3 erbe di Provence che servono per fare il barbecue. Che bello che adesso comincia la Allora, stagione. ecco, Bene. soprattutto. Allora, prima di incollare questo, lo devo passare con la parte bianca. Allora, aspetta, devo prendere un po' di raffine. Io ogni tanto parlo in francese, ogni tanto parlo in italiano. Ma è colpa mia, scusa, sono io che ti porto a parlare italiano. Allora, ecco qui, a volte metto giusto un po' di bianco e Sì. con una esponge, ecco, devo dare giusto dei piccoli tocchi. Ok. Bianco. Ok, questo fatto che va messo così e questa la parte che va sotto. Allora, avevo spento un po'. Ok. Questo qua. È vero che mi manca. Allora. Allora, per chi gli piace si può togliere la parte là, Ok. così avevo. Ah, allora. Questo volevo mettere fuori.
Anziché mettere, è un po' diverso. E giustamente i colori della Lavon, della Provence, Sì. il violetto. Ok. Questo è uno, e questo è se ne è venuto. Ho tirato il filo della canna, è proprio sì. Ok. Ecco qui. Allora, adesso tolgo tutto. Ok. C'è un casino. Allora, questo giustamente può andare dentro come può andare fuori. Questi Sì. sono così. Giustamente si possono mettere anche delle candele profumate al centro. Vi faccio vedere all'interno. O i semi. Non so se si vede. Vede benissimo, guarda, proprio bello. Allora, Ok, tocca. e adesso se lo chiudo, perché l'obiettivo è di chiudere, Sì. ecco, okay. Spero che mi arrivano a riunire le mani, ok, È sempre difficile chiuderne quattro insieme, no? Infatti, ok. ma sono riuscita a chiudere. Dai. Ok, devo mettere giusto un po' di, come si dice, un po' di colla qui per tenere il filo chiuso, altrimenti, ecco. Quindi, così, si veda? Sì. Aspetta, aspetta, non aprire ancora, non aprire ancora. Se lo vuoi aprire, fanno un po' più esatto. E così è proprio bellissimo. Fantastico. Ecco. Ed è così. Ok, così. Questo va qui. E si possono mettere le uova di Pasqua. Mettiamo le uova di Pasqua. I sacchettini. Ah, sempre con, una volta che ho colorato la poudre ceramic, i sacchettini che si vendono già con i fiori della Provence, ho messo questo qui. Cioè, ho fatto e ogni tanto ci metto des huiles essentielles, metto degli oli essenziali, così Ottimo, si sente di bene. più. Vedi, se bisogna offrirli a fare, io devo fare la comunione a mia figlia, quindi stavo pensando a cosa bisogna fare per la Provence, visto che ci troviamo qui. Certo. E questo Ok. però ne fai solo uno, no? Solo per lei, non è per tutti. Beh, no, non siamo tanti, quindi si Ah. possono fare anche per tutti. No, ma Ok. poi tanto giustamente ho già fatto più di 30 le altre volte, quindi non ci sono 30 inviti, quindi non ci sono problemi. Ho l'abitudine. Ecco qui, spero che è piaciuto. Sono rimasta nei colori della Provence, Sì. ecco. E poi giustamente si può mettere dentro quello che si vuole. È giusto che la boxing explosion è un po' diversa, è un po' le classiche. È meraviglioso, veramente. Come al Ecco. solito, hai portato un lavoro bellissimo. Spero. Complimenti. Grazie. Ecco qui, io prendo la telecamera. Ecco qui. Vedi come io lavoro con i capelli, li lego. Anch'io Non faccio. Beh. riesco. Non riesco, quindi davanti con me. Ecco qui. Allora. Spero che è stato che è piaciuto. Non lo so, vedrò i commenti dopo. Ah, vedo che fanno i Guarda, cuoricini. pieni Grazie. di cuori e soprattutto di cuori viola, cuori Viola, viola. eh sì, Guarda. viola, Sì. viola, viola. Ah, Bellissimo. ecco, ci sono i cuori viola. Ci Sì, sta, la Provence. E chi vuol venire in Provence? Bienvenue en Provence, venez ici. Qua, la cosa bella della Provence è che c'è un po' di tutto, c'è il mare, la montagna, la campagna, che altro c'è? La pianura, di tutto. Potete passare dal mare a sciare in pochissimo tempo, che in un'ora bello. di tempo. Ti veniamo a Cioè, trovare presto.
Spero, spero. Guarda, vi farò visita. L'anno scorso è venuta Monica Parrot e nel momento in cui è venuta io non c'ero, partivo il giorno prima, cioè, partivo in vacanza e andavo, sono andata in Italia. Mi è dispiaciuto tantissimo, però gli ho dati tutti gli indirizzi e tutte le cose da visitare. Lei ha detto che si è molto divertita. Ah, poi è la patria dei pittori, Van Gogh. Ex è nato Cézanne, Ah, sì? Renoir, ci sono parecchi pittori e l'arte qui, Che bello. tra le campane. Così, come fai a non essere un artista? No, veramente io sono espropriata, come si dice, sono venuta. È vero che comunque qui ci sono parecchi artisti, e bravi, molto bravi. Difatti la concorrenza è rude. È difficile. Va bene, Ok, va bene. Grazie mille. grazie a voi e Se grazie a qualcuno. Stamperia soprattutto Grazie. e grazie per tutto. Perfetto. Se puoi ricordare ancora dei biglietti per verso il Allora, canale. souvenir un petit peu, marqué dans les commentaires, version Scrap Paris et Giovanni, il vous envoie 5 billets, chacun un billet. Pour version scrap à Paris. Et venez, hein, parce que ça va être très très bon. En plus, il y a des copines qui vont vendre des choses de Stamperia et c'est bien. On va dépenser un petit peu d'argent. E allora, dato che l'abbiamo nominato, mettiamo il video del contest di Monica Paruta in Provence, va bene? Au Provence, super. Grazie. Arrivederci a tutti. A bientôt. Ciao, ciao a tutti, sono Monica Marianini dall'Italia. Questo è il mio progetto per il contest Stamperia. È una tela realizzata con la collezione Provence. Per questa tela ho utilizzato dei molds, carta di riso e die cuts. Spero tanto che vi piaccia. Mi raccomando, lasciatemi un like. Ciao ciao a tutti, bye bye!